Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con qualcosa di un po' di diverso. Esattamente, allora, non so come si vedrà, non so come si sentirà, speriamo abbastanza bene. Ci hanno regalato due sedie da gaming e abbiamo deciso di fare un video un po' strano, ovvero un video dove noi proviamo a montare le sedie. Non so perché ci vengono queste idee, ma ci vengono, quindi ci proviamo così per fare qualcosa di diverso, per chiacchierare assieme a voi. E sì, come vedete, se fai vedere gli scatoloni, sono ancora chiuse, ancora non le abbiamo aperte, quindi siamo prontissimi a vederle assieme a voi. Abbiamo pronte i nostri attrezzi proprio professional, forbici, cacciavite. Giusto per far vedere, Questo oltretutto è dei cinesi, di quelle cose. Fere, l'abbiamo pagato 150 euro sì, ed è strabello. Sicuramente. In ogni caso, proviamo a costruirlo. A noi ci piacerebbe appunto iniziare a portare anche qualche video dove facciamo cose al di fuori della postazione, del giocare, eccetera, eccetera. Speriamo che si vedrà bene, che sarà carino e tutto. E comunque c'è come video in più, quindi se fa schifo, pazienza. No, tanto è un video extra, la programmazione rimane identica, quindi è giusto un'aggiuntina. Esatto, allora sì. Proviamo questa. Hai scelto questa? Sì. Non sappiamo, allora sono diverse perché una sarà blu e nera, cioè nera come colore principale e poi blu. Invece l'altra sarà nera e rosa. Non sappiamo, la rosa è la tua. Ovviamente la rosa è la mia. Non sappiamo quale delle due è, perché noi, come vedete, è tutto totalmente chiuso, non le abbiamo aperte né nulla. Quindi andiamo alla cieca. Allora questa, quindi devi. Allora, ce la fai? Sì, o collassi? Ehi, che fortissima! Facci vedere. Ok. Mamma mia, quanto pesa! Butta giù 26 kg. Anzi, 26,6 per la precisione. Prendi le forbici, allora. Prendi le forbici. No, fare. Dicono di non, guarda. Non tagliare. E come fai con lo scotch? Non lo. Allora, faccio. No, scusa, scusa. Allora, io direi di tagliare i bordini. Ok. I bordini e poi di togliere tutto. Ok, vai, fare. Ho paura che adesso rompo la sedia. Ma senti, mamma mia. Allora aspetta, ci vuole ingegno, Sì, ti sto facendo un primo piano bellissimo. Grazie. Non vedo l'ora di provarle, siamo curiosissimi perché sono arrivate ieri, ma ieri non facevamo in tempo a registrare questo video perché dovevamo registrare con Espi e Luca. E quindi abbiamo dovuto lasciarci gli scatoloni in mezzo alla stanza e c'è una curiosità incredibile di vedere come sono. Non sappiamo proprio neanche il modello, quindi boh, stiamo a vedere. Ok, si è aperta. Allora, leviamo le forbici. Devi tagliare di nuovo i lati, Fede. Ce la puoi fare. Sono già stanco. Lo sappiamo. Sono già stanco. Ok, vai. Anche l'altro, Fede. No, secondo me ce la fai tirando. Aspetta. Debole. Stavo per volare via. È la tua! È la mia! Sì! È la tua. Che bello! È la tua! Ci speravo. Allora, apri tutto. Queste sono le cose delle ruote. Sono un po' incastrate tra i due. Aspetta. Nami, saluta. Vieni qua. Ha paura della videocamera, poverina, non si sa perché. Abbiamo un problema. Incastrata. Che ti devo dire? Guardate, ci sono anche i cuscinetti, non ero sicuro che ce li avrebbero dati. La Dix Racer la sto già mandando. Fai, apri. Vado. Voglio vedere i miei cuscinetti blu. Allora, uno dovrebbe essere per la testa e uno per la schiena. Questo immagino che sia per la testa. Questo più grande qua per la schiena. Allora, noi specialmente abbiamo chiesto queste sedie perché entrambi stiamo soffrendo di un mal di schiena incredibile con le vecchie sedie. Quindi almeno questo ci riparerà la nostra bella schiena. Molto bella. Okay. Infatti ringraziamo la Dix Racer che ce li ha mandate. Che bello. Allora. Dovremmo riuscire adesso a sfilare tutto perché li abbiamo tolti dalla scatola. Ok, ecco qua. Brava, perfetto. Dopodiché togliamo questo. Oh, guarda. Mio Dio. Che bello. Il cane ha paura e basta, lascialo in pace. Finalmente vediamo già le cose. Pezzo numero uno, pezzo numero due. In qualche modo dobbiamo unire questi due pezzi. E non so come faremo. Cosa state facendo esattamente? Siete insieme. No, Nami, è totalmente inutile, mi spiace. Spero di aver capito qualcosa. Pesa tutto tantissimo. Allora, consolini, lei deve gestire la questione rotelle, come potete vedere da queste istruzioni e come potete vedere anche da Nami. Io invece devo fare questo. Quindi devo cercare di capire qualcosa in questo momento. E sono un po' confuso, devo essere sincero. Ci sono un sacco di istruzioni. Allora, ma io non ne sto capendo nemmeno una. Prima o poi ve la facciamo vedere montata, tranquilli. Sì, promesso. Promesso, tranquilli. Massimo 2 ore e ci siamo. Perché abbiamo deciso di montare la sedia? Non lo so, è stata tua l'idea. Da detto, può essere una bella cosa da fare con i consolini. Quindi prendetevela con Steph, mi raccomando. Come c'è? Allora, dobbiamo scoprire come unire questo pezzo
a questo pezzo. Ok, fin lì ci arriviamo tutti. Uno, lui dice di mettere forse questi. Sì, forse sono questi qua. No, no, non lo so. La situazione è grave, consolini. Praticamente dobbiamo svitare questi bulloni per poi incastrarli, girare e incastrare appunto le due parti. Però uno dei quattro bulloni è super durissimo, super incastrato, quindi mi ha dato a fare a cercare una chiave inglese o qualcosa. Non so bene cosa utilizzeremo, una pizza, qualcosa del genere, per cercare di sbloccarlo. Li abbiamo tolti tutti tranne questo ed è fondamentale per riuscire a mettere le cose. Quindi siamo un po' in difficoltà, come sempre. Però dai, ce la possiamo fare, siamo ancora speranzosi. Ce la stiamo facendo, ce la stiamo facendo. Ultimo bullone montato, Nami, ciao. E ce l'abbiamo fatta, perlomeno la parte. Mi sta incastrando. È molto duro. No, 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 è che evidentemente è storto. Lo so, è stato davvero difficile perché poi queste cose sono giuste giuste e quindi era difficilissimo inserire lo schienale in questi. È stato davvero una cosa allucinante. Ci stiamo non so da quanto non tempo. Non ci arrendiamo. Siamo ma poi più o meno da 40 minuti a fare questo, solo per fare questo. Io pezzo. Ripeto, perché ci è venuta l'idea di montarle così in diretta? Non lo perché so. Perché è divertente! Sì. Sorridiamo. Almeno consolini, sclerate con noi. Sclerate con noi così ci fate compagnia. Vai in inquadratura di questi bulloni. Ok, allora adesso, se non ricordo male dalle istruzioni, dovremmo coprirli con questi. Ok, però prima devo stringere da questa parte. Guardate, inizia a prendere forma, che bella. Allora, la mia sicuramente non la monteremo perché altrimenti ci vogliono 8 ore e mezzo di video. Però almeno l'apriamo, l'apriamo giusto per vederla. Mettiamo la foto su Instagram quando la finiamo anche quella. Sì, poi la mettiamo di tutti e due, mi sembra logico. Sì, mi sembra però logico. Dico... quando esce questo video ci sarà la foto di Fede su Instagram. Sì, esatto. Poi montiamo anche la nostra con calma, però almeno vi facciamo vedere il colore, vi facciamo vedere com'è. Comunque sono davvero bellissime, sono davvero, davvero... cioè il materiale è davvero fantastico, ce ne siamo innamorati, non appena le abbiamo toccate, sono troppo, okay, troppo belle. Allora. Istruzioni in mano. Fa vedere. Praticamente, noi abbiamo fatto questo punto in 40 minuti. Ora siamo a questo punto e speriamo che non sia allora, troppo no, più difficile. Semplicemente dice di coprire così. Vai, prova. Credo. Facci sognare, Fere. Ci stiamo tutti guardando, sia il cane che io che i consolini. No, mi smettila di mettere... non lo so, come si dovrebbe infilare? Allora... aiutami. Che dice? Dovresti avere degli aggancini qui dietro. No, non c'è nessun aggancino, Fere, non lo so. Allora, aspetta. Sì. Aspetta. Sì, noi siamo qua. Siamo tutti qua fermi che ti osserviamo. Aspettate che ci sono i suoi capelli, così vedete. Ok. Ok, bene così. No, il fatto è che non ha la stessa erano diversi gli altri bulloni? Bene, ma è l'1:30, tra 30 minuti devo uscire il video e non abbiamo neanche la copertina. Esatto. È giovedì, consolini, quindi sta per uscire il video dell'assalto allo yacht. Sono le 13:30, però noi non abbiamo ancora non lo so fatto mettere, la copertina. Fallo tu, basta. Quindi credo che fra poco ci fermeremo un attimo, andremo a fare la copertina e continueremo a costruire. È pronta! Non è vero. Siamo ancora praticamente allo stesso punto. Allora, ho messo Fere a fare le rotelline. Vi faccio vedere a che punto siamo. Allora, noi abbiamo fatto tutta questa parte. Manca questa che facciamo quando tutto questo è pronto. Quindi adesso siamo qua. Stiamo finendo le ruote. Dopodiché dobbiamo mettere questa specie di aggeggio su ogni ruota, credo tipo qui. Però non so dove sono quei cosi. Non lo so, non li ho ancora trovati. E neanche Fer li ha trovati, quindi vedremo di trovare un modo. Però teoricamente appena finiamo noi con questo dobbiamo mettere questo qui, poi questo, bla bla bla. Però dopo che finiamo questo dobbiamo fare qualcosina di strano qua che sinceramente non ho ben capito. Poi pac ed è pronta. Quindi forse in 10 minuti ce la facciamo, però non abbiamo ancora fatto la copertina. E sono le 13:38. No, sto per piangere, consolini. Abbiamo fatto la copertina del video. Se esce 14:30 è proprio perché abbiamo fatto il ritardo. La sedia è pronta, dobbiamo soltanto incastrare questo. In questo, quindi dovremmo farcela adesso. Vediamo se è pesante. Abbastanza, soprattutto se devo essere mirato. Allora, proviamoci. Vediamo. Opla. Riesci a guardare tu? Ok, oh mamma mia. Allora, il buchino è qui sotto. Non ce la posso fare.
Ma quanto pesa? Aiutami. Ce l'abbiamo fatta. Aspettate. Ah. È giusta l'altezza, vabbè, lo schienale è un po' rigido, però so che poi si può regolare, quindi quello non è un problema. Allora, parte sì. Più bella. Vai. Allora, aspetta che... vediamo se questa funziona. Ci sono anche questi regolabili. Vi faccio vedere. Vedete che posso muoverli? Che è tipo una figata pazzesca. E niente, giusto? Bisogna capire se riusciamo a far funzionare anche l'altra. Volevi far vedere la tua di colore? Sì, almeno la apriamo, poi la montiamo, diciamo, in un altro momento. E ve la facciamo vedere. Ah, guardate anche sotto come blu fighissimo. Eh sì. È strabello. Ma la schiena le si muove? No, no, ancora non ci sono riuscito. Ok, però forse bisogna tu capire sì. Come dobbiamo... Aspetta. Sì. Aspetta. Sì, 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 sì. Ah, ok, guardate. Si muove lo schienale. Ce l'ho fatta. Oh, mamma mia. Comoda? Ah. Bello, dai, facciamo vedere il volo e poi andiamo a mangiare che siamo super stanchi, quindi... Yes. Ci possiamo riposare, che fatica. Ok, dai, butta giù la tua. Ok. A che ora la montiamo a fare la tua? Non lo so. Perché dobbiamo registrare con Espi e Luca alle 16. Esatto. Pubblicare il video alle 14.30. Sono tipo le 14.20 e non abbiamo neanche pranzato. Esatto. Quindi teoricamente pranziamo, la montiamo. Montiamo e corriamo a registrare? Esatto. Ah, beh, bello. Mi devi aiutare, non ce la faccio. Consolini, un attimo facciamo un taglio e vi facciamo vedere giusto il colore che volevi fare. Perché poi la montiamo in un altro momento, foto su Instagram e via. È rosa! Guardate come cerca di alzarla. Non chiederla rosa, mi sembra giusto. Aspettate che gliela alzo un po'. Riesce? Esatto. Ecco qua. Facciamo vedere una. Oh, che bella, guardate. È bellissima rosa. Sono troppo felice. Sì, i colori ce li hanno fatti scegliere, è stata una cosa fantastica. E ho detto, no, non so se li rispetteranno. Quindi sì, blu e rosa. Quindi mi vedrete d'ora in poi con la sedia rosa. Che bello. Lo potreste già vedere in qualche video sabato, domenica. Adesso non so molto quanti probabile. Ne abbiamo già registrati. Però le vedrete presto dalle webcam. In ogni caso, venga qua. Sì, aspetta che appoggio questo che... allora, non sembra, ma lo schienale pesa tantissimo. Lo sappiamo. Cioè, io poi sono debole. Aspetta, non so, fammi mettere da questa parte perché non ci sto... Ok. Passo qui sotto. Mamma mia, quanto sei complicato. Direi, ci fermiamo così. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non so come uscirà perché è molto strano. Abbiamo registrato momenti a casa e poi dovrò tagliare in qualche modo. Ma eravamo talmente felici delle sedie che ci faceva piacere farle insieme a voi. Non lo so, una cosa esatto. Un po' diversa per non farci vedere sempre seduti nelle scrivanie. Sì, come vi ho detto, vorremmo fare qualche challenge, qualche cosettina di proprio semplice al di fuori delle nostre postazioni. Quindi questa era un po' una scusa per provare e vedere se vi piace. Infatti esce come video extra. Così se fa schifo non c'è un problema. Comunque ringraziamo ancora la DX Racer. Sono stati davvero gentilissimi a darci le sedie. È stata una figata, sembrano bellissime. Non vedo l'ora allora, di provarla meglio. Allora sembrano super comode, quindi incrociamo le dita che le nostre schiene si possono sistemare un minimo e che non soffriremo più non di dolori come, più, magari. Come nelle altre, infatti non ce la metteremo più. Comunque, speriamo bene. E io adesso me la metto qui nei video con Espia, ce l'ho. Speriamo anche la tua, speriamo di fare in tempo. Speriamo. Comunque ci fermiamo così, speriamo che il video vi sia piaciuto. Facci sapere con un commentino e sondaggio. E ci vediamo domani, ciao ciao.